Ciao, mi chiamo Elena e ho 9 anni. Questa mattina sono andata a Genova insieme a mia mamma per fare un esame importante all'ospedale pediatrico Giannina Caslini. È in un posto molto bello, dentro un parco vicino al mare. Ero un po' agitata perché non sapevo bene come fosse questo esame. Sapevo solo il nome. Risonanza magnetica. Io lo trovo un nome un po' strano e... buffo, non credete? Mi fa pensare a un'astronave o a qualcosa del genere. Quando siamo arrivati nella sala d'aspetto, ho visto che c'erano le pareti tutte colorate e lì ho trovato altri bambini con i loro genitori che aspettavano il loro turno. Mamma ha parlato con una segretaria che ci ha fatto sedere e ci ha chiesto di aspettare. C'era una bambina seduta che aveva un album degli stickers bellissimo. Mi sono seduta vicino a lei e abbiamo iniziato a giocare insieme. Così non mi sono quasi accorta del tempo che passava. Ad un certo punto la porta del reparto si è aperta e ho visto uscire un bambino sorridente. Aveva appena finito l'esame e ora toccava alla bambina che giocava con me. Io ho guardato un cartone animato finché un'infermiera molto gentile ha detto che era il mio turno e ha fatto entrare me e la mamma. L'infermiera ci ha spiegato che non si può entrare con oggetti di metallo nella sala dove si fa la risonanza magnetica. Ci ha fatto mettere in un armadietto la borsa di mamma e il mio braccialetto e pure l'orologio. L'infermiera ci ha portato in una stanza dove ci ha fatto sedere e insieme a una dottoressa mi hanno spiegato che mi avrebbero preparato il braccio per fare una puntura. Vi dico la verità, io non vado matta per gli aghi e le punture. Non sempre bisogna fare questa puntura, ma nel mio caso sì. Uffa! L'infermiera mi ha consigliato di guardare la mamma e mi ha promesso che sarebbe stata una cosa velocissima. Infatti, ho guardato la mamma. Ho sentito un pizzico, ma è stato super rapido. Quando mi sono guardato il braccio, l'infermiera mi aveva già messo un cerotto. Attaccato al cerotto c'era un tubicino. L'infermiera ha detto che serviva per l'esame. Ora eravamo pronti. È arrivato un signore che ha detto che era il tecnico e che ci avrebbe portato a vedere la macchina per la risonanza magnetica. Io mi aspettavo una specie di disco volante, chissà perché. Invece, quando l'ho vista, mi è sembrata una grossa ciambella. Forse perché avevo fame, o forse perché io vado proprio matta per le ciambelle. Il tecnico è un vero esperto e mi ha spiegato che questa macchina è molto speciale. All'interno di questa specie di ciambellona ci sono tantissime macchine fotografiche che riescono a fotografare quello che c'è dentro il nostro corpo. E queste foto servono ai dottori per curarci. Solo che bisogna stare fermissimi, altrimenti le foto non vengono bene e bisogna rifarle. Come in una vera navicella, c'è la sala dei comandi, col computer e tanti bottoni, dove si siedono i piloti... volevo dire, il dottore, il tecnico e l'infermiera, mentre la macchina fa l'esame. Prima di entrare nella stanza della risonanza magnetica, il tecnico mi ha fatto vedere che potevo scegliere da un display il cartone che preferivo. Io ho scelto l'elefantino Holly. E indovinate? Su una parete si vedeva il cartone che avevo scelto. Il tecnico e l'infermiera mi hanno fatto sedere su una specie di lettino. Ma mica un lettino normale. Infatti questo ha l'ascensore. Dopo che mi sono seduta, il lettino si è alzato.
Quando è stato abbastanza alto, mi hanno dato delle cuffie in modo che i rumori non mi dessero fastidio. Anche la mamma ha avuto un paio di cuffie. Sembrava proprio che stessimo per partire per una missione spaziale. Mi hanno fatto sdraiare e mi hanno messo un caschetto. Mi sentivo per davvero un astronauta. Era tutto abbastanza strano, ma per fortuna la mamma è stata sempre vicino a me, quindi non sono mai stata sola. La cosa più strana di tutte è stata quando il lettino ha iniziato a muoversi lentamente e mi ha fatto andare un po' più al centro della grossa ciambella. Cioè, volevo dire, della macchina. Ero preoccupata, ma poi quando sono stata dentro ho visto che da lì potevo vedere uno dei miei cartoni animati preferiti. E poi sentivo sempre la mano della mamma sulle gambe. Il tecnico e l'infermiera sono usciti e hanno raggiunto la dottoressa. Loro stanno nella sala dei comandi e da una specie di finestra mi potevano sempre vedere durante l'esame. È un po' come se loro fossero i piloti dell'astronave sul ponte di comando. Capite? 3, 2, 1, via! L'esame è iniziato. Ho sentito strani rumori. Sembravano voci di robot. Il tecnico mi aveva spiegato che ogni singolo suono corrisponde ad una fotografia. Dopo un pochino ho iniziato ad abituarmi. Guardavo il cartone animato e cercavo di stare fermissima per far venire bene le foto. A un certo punto mi è venuta una voglia matta di grattarmi il braccio. Non vi dico che prurito. Stavo per muovermi, ma per fortuna la voce del tecnico mi ha ricordato di avere pazienza e stare ferma. Elena, mi senti? Mi raccomando, Elena, ferma, mancano pochi minuti alla fine di queste foto, eh. Non ti muovere per nessuna ragione, che facciamo presto. Immobile, immobile. Mi sono impegnata perché volevo che le foto venissero bene. Dopo un po', l'infermiera mi ha detto che dovevo infilare una medicina dentro quel tubicino che mi aveva sistemato prima. Questa medicina serve a far venire ancora meglio le fotografie. Poi l'infermiera è uscita di nuovo e il lettino è rientrato nella ciambella. I rumori strani sono andati avanti ancora un pochino. I suoni poi si sono fermati e il tecnico e l'infermiera sono rientrati nella stanza e mi hanno fatto i complimenti dicendo che ero stata bravissima e super ferma e che le foto erano venute davvero bene. E sapete una cosa? Ho avuto un diploma! Sì, l'attestato di grande coraggio. Ero molto contenta. Abbiamo ripreso le nostre cose di metallo e abbiamo deciso di andare a vedere il mare. Era stupendo, super bello, ma avevo anche una gran fame. Fortuna che mamma ci aveva pensato. Indovinate che cosa ho avuto per merenda?